Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori del Book Blog. Abbiamo un ospite d'eccezione, ce l'abbiamo fatta, Leo Tolani, lo scrittore fumettista di Ratman, famosissimo, e siamo riusciti ad accaparrarcelo per due domande perché non vogliamo infastidirla troppo, vista le lungaggini della serata. Come prima cosa volevamo sapere, visto che nei suoi fumetti utilizza molto l'ironia, la parodia, questa idea le è nata ispirandosi a qualcuno oppure è stata proprio un'idea che le è venuta, non so, proprio un mattino così a caso, perché è proprio stata la fonte del suo successo, diciamo, di Ratman, e quindi volevamo sapere come ha avuto questa brillantissima idea. Ma la brillantissima idea è, dici, di fare la parodia, di scherzare Sì, sulle cose. ironia. Ce l'avevo fin da bambino, per cui purtroppo per i miei genitori e per mia nonna, che erano sottoposte a questa selva di battute anche inutili, ma stava affinando un po' lo stile. E da lì è diventata. Già il primo fumetto che io ho fatto col Muso da Scimmia avevo 9 anni ed era la parodia di Spazio 1999, che era una serie di telefilm di fantascienza. Per cui ridere sulle cose che vivevamo, almeno a livello mio, dei miei compagni di classe, dei miei fratelli, era naturale, insomma. E da lì è diventato poi un mestiere dopo anni. Fantastico Sì. questo. Volevamo anche chiederle, quando ha pensato e disegnato il primo Ratman, aveva idea che sarebbe stato un così grande successo o l'ha disegnato semplicemente per un hobby, senza sapere che poi sarebbe diventato uno tra i più bei fumetti esistenti? Ma ovviamente non avevo nessuna idea di quello che sarebbe diventato, anche perché era nato per partecipare a un concorso, quindi era una storiellina come tante. Io facevo già storielline, facevo già qualche cosa, ma sapere che avrei gestito poi una serie a fumetti che sarebbe durata 20 anni, saranno 20 anni a Lucca di quest'anno, non me lo sarei mai immaginato. Anche io ero molto, molto, non so, mi sarei accontentato di fare qualche striscia sul quotidiano di Parma, qualcosa di qua, e basta, cioè non. Responsabilità troppo grossa, poi alla fine si sono finiti dentro, meglio così. E invece una domanda un po' più generale riguardo sia l'Italia ma anche nel mondo, volendo, per il genere della fumettistica, come lo vede? In evoluzione, in crescita oppure c'è anche lì un arresto vista la crisi, diciamo, che ci sta un po' attanagliando tutti? E invece che consiglio anche darebbe ai giovani fumettisti che hanno idee, vogliono proporre, però sono in qualche modo limitati dai mezzi, e quindi volevamo sapere da lei, che è un grande, diciamo, che ha già raggiunto giunto e continua ancora a crescere, quali consigli dà ai giovani, ai novellini? Ma allora, per rispondere alla prima domanda, sostanzialmente il panorama del fumetto per me non è mai stato tanto ricco quanto adesso, almeno in Italia. Cioè, proprio a me viene da definire il rinascimento del fumetto, perché comunque ci sono tantissime, tantissime cose che non c'erano anche soltanto 20-30 anni fa. Quando io ho iniziato a fare Ratman, sembrava che a fare umorismo ci fossero assolutamente i grandi come Silve, e poi basta, cioè, ho avuto anche il gioco facile perché ero da solo per certi versi. E ripeto, c'è veramente un grandissimo fermento, moltissimi vogliono fare fumetti, forse non tutti arriveranno a pubblicarli, però diciamo che è una spinta forse data anche dal momento di crisi, nel senso è una cosa che puoi fare con una penna e un foglio, quindi non hai bisogno di mezzi incredibili, anche se c'è chi usa la Cintiq per disegnare basta una Biro Bic e un foglio, basta. E con quello puoi fare qualunque cosa, puoi evadere dalla realtà che magari non ti piace e creare e raccontare quello che vuoi. Quindi è il potere, cioè questa cosa qua, ragazzi, potete fare qualunque cosa. Consiglio ai giovani, continuate a farlo, cioè se vi piace veramente, perché comunque sia, se vi dovesse capitare di farlo per mestiere, sappiate che durissima, cioè vissuta senza passione è durissima, se avete passione non ve ne accorgete neanche. E quindi fatelo solo se avete questa voglia veramente forte, insomma. Quindi seguire sempre i sogni e le nostre passioni. Sì, anche magari con un po' di grano in testa, perché mia mamma fa che è pittrice, fa sì, vabbè, fai fumettista, fai i fumetti, tanto, però studia anche, infatti io Qualcos'altro. sono geologo, proprio ho fatto anche l'esame di Stato, quindi sono proprio geologo a tutti gli effetti, ma per fortuna sono riuscito a trasformare poi in mestiere questa passione del fumetto. Ringraziamo moltissimo Leo Ortolani e dal Book Blog è tutto.